Eccoci qui a grande, grandissima richiesta. Arriva questo video riassuntivo di tutti gli ultimi colpi di mercato inglesi avvenuti nelle ultime settimane. Già, quindi potete capire perché ho addosso la maglietta dell'Ajax. Comunque parliamo di tutto a 360 gradi, ma parliamo inizialmente dei colpi che sono andati in porto in maniera più recente, ovvero James e Havertz. Nomi simili, squadre diverse, anche se con il colore della divisa uguale, Everton e Chelsea. Parliamo prima di James. James va all'Everton di Ancelotti. Ancelotti lo vuole dappertutto, lo voleva al Real e Florentino gliel'ha preso, lo voleva e gliel'hanno preso al Bayern, lo voleva al Napoli ma con De Laurentiis non è andata bene, e lo voleva e gliel'hanno preso anche all'Everton. Veramente, dove va Ancelotti vuole portarsi dietro James, ma si può capire anche il motivo, visto che il giocatore è molto molto forte. Le cifre ancora non sono state rese note, non si sa se si tratta di un prestito o di un titolo definitivo, un trasferimento quindi normale a titolo definitivo, però si parla molto di questo prestito, magari con eventuale diritto di riscatto, un po' l'operazione che il Bayern fece con il Real 3 anni fa, un'operazione sicuramente conveniente. Il giocatore è molto forte, lo stipendio dovrebbe essere molto molto importante, però l'Everton comunque nelle ultime stagioni sta facendo mercati importanti per tornare prepotentemente a lottare per alti posti di classifica in Premier, quindi complimenti a loro, grande colpo, un trequartista all'evenienza anche mezzala, pure se come trequartista è una bomba, che veramente può farti fare il salto di qualità. Poi nessuno lo conosce come lo conosce Ancelotti, nessuno lo ha saputo valorizzare come lo ha valorizzato Ancelotti in squadre di club, perché neanche al Porto e al Monaco era andato mai così bene. Comunque parliamo invece adesso di Havertz, e qui c'è un po' un dibattito aperto, perché qualcuno definisce il colpo Havertz la morte del calcio. 100 milioni per lui, 100 milioni in contanti, no, per scherzare, comunque 100 milioni al Bayer Leverkusen per prendere Havertz, sicuramente una somma importantissima di mercato, molto molto alta. Non è la morte del calcio, perché ormai siamo abituati a questi colpi con cifre spaventose, però sicuramente non è una cifra bassa. Il giocatore è fortissimo, io in tempi non sospetti vi dissi che secondo me sarebbe diventato uno dei migliori al mondo. Al Chelsea ha l'opportunità di mettersi in mostra molto di più rispetto a quello che ha fatto con il Leverkusen, nonostante con Bosch siano andati abbastanza avanti in Europa e abbiano concluso il campionato in maniera buona, quindi sicuramente non in Champions, però hanno lottato fino alla fine con il Gladbach per arrivarci, quindi ha fatto una grande stagione, è stato il trascinatore, classe 99, giovanissimo ma già molto molto costoso. Grande colpo, secondo me grande colpo del Chelsea. La cifra è alta, ma si sa, comunque il Chelsea, parlando un po' di tutti i colpi, perché questo è l'argomento principale del video, sta facendo un mercato veramente pazzesco. Ha preso Thiago Silva, ha preso Chilwell come terzino ex esterno nell'Leicester, che secondo me potrà far bene, ha preso Ziyech in avanti, che sicuramente un giocatore che può e darà sicuramente tanto, ha preso Werner strappandolo all'Lipsia, e nonostante questo l'Lipsia è arrivato comunque in semifinale di Champions. Il Chelsea sta facendo veramente un grande mercato fatto apposta per Lampard. Adesso Lampard dovrà essere bravo a migliorare bene tutti questi reparti, a, come posso dire, a mettere piano piano tutti i tasselli, a mettere tutti i pezzi di puzzle al loro posto, perché non è facile gestire tutti questi grandi giocatori, molti giovani, tranne Thiago Silva, praticamente tutti i giocatori che hanno ancora ampi margini di miglioramento. Quindi Lampard dovrà essere bravo sia a gestirli ma anche a inserirli bene nella squadra, però io sono sicuro che ce la farà, e sono sicuro, sono abbastanza certo che quest'anno il Chelsea tornerà in Champions League, tornerà almeno minimo minimo come quarto, perché comunque il mercato è importante. Lampard ha provato ad esprimere la sua idea di calcio nella prima stagione a Londra, non ci è riuscito benissimo, un po' così e così, secondo me quest'anno potrà fare molto 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 bene. Comunque parliamo anche del colpo dall'Ajax di Van de Beek, che si trasferisce al Manchester United per 40 milioni. A differenza di Havertz, la cui cifra era anche abbastanza alta, qui la cifra è bassissima, considerando che comunque Overmars di essere l'Ajax, i giocatori non ti le regala mai, non te le veramente non ti dà niente a basso costo. Questo io l'ho regalato, Van de Beek a 40 milioni è praticamente un regalo, è veramente un giocatore molto forte che ha già giocato molto bene anche in Champions, che quindi ha esperienza europea, che può giocare mezzala, può giocare dietro le punte, può giocare anche come regista, può giocare dappertutto, un numero 6 un po' atipico perché è veramente duttilissimo. Grande colpo per
preferire Devils, io spesso e volentieri li critico, critico il loro mercato, però qui non gli si può dire veramente niente. Hanno fatto una grandissima campagna acquisti, soprattutto con questo colpo stanno facendo un mercato non dei migliori, però sicuramente qualcosa di buono lo hanno fatto in questa finestra, prendendo un grande giocatore ad una cifra molto 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 bassa, considerando poi alla fine quello che lo hanno, quello che ha dimostrato e poi quello che realmente lo hanno pagato. Chi invece sta un po' dormendo è il City. Si parla molto di Koulibaly tra le file di Guardiola, però De Laurentiis ha detto che dopo l'affare Jorginho, che vi ricorderete doveva andare al City, poi tutto saltato è andato al Chelsea, dopo quell'affare il City non vuole più parlare con De Laurentiis, non vuole più parlare con il Napoli, quindi ad oggi sembra un po' difficile concludere l'affare senza parlare con il Napoli, parlando solo con dei mediatori. Comunque mi sembra molto molto improbabile come cosa. La Premier ha fatto un grande mercato in generale, in Italia questo mercato attualmente non c'è, non c'è in Germania, non c'è in Spagna, c'è solo in Inghilterra, e con l'arrivo di Messi al City, che ovviamente è sfumato perché Messi qualche giorno fa ha affermato di voler, non di voler, però ha affermato di essere stato costretto di fatto a rimanere al Barça, quindi quello è sfumato. Però nonostante il mancato approdo di Messi al City, il mercato in generale delle squadre inglesi rimane di altissimo livello. Quello del Chelsea per il momento da 9, grandissimo colpo Havertz, 100 milioni non sono pochi, ma secondo me tra un anno, se gestito bene, varrà almeno 150 milioni, perché è un giocatore che ha un futuro non roseo, di più davanti, giovanissimo, forte, e trequartista, anche mezzala all'evenienza, esterno qualche volta con Bosch, ha giocato dappertutto, può giocare bene anche in Europa. Grande, grandissimo mercato quello del Chelsea, buon colpo quello del Manchester United, e diciamo anche che le altre squadre qualcosa hanno fatto. Willian all'Arsenal dal Chelsea è stato un buon colpo a parametro zero, che poi di fatto ci ha liberato Pedro, per noi, buon colpo, anche se questo è un passaggio che fanno tanti tanti giocatori, quello dal Chelsea all'Arsenal, David Luiz l'anno scorso, ma anche una bandiera come Cech, io vi ricorderete anche la maglia del portiere cieco, perché comunque quando giocò quella finale contro il Bayern nel 2012 mi fece veramente emozionare. E diciamo che tanti giocatori passano da Chelsea all'Arsenal, forse anche per non destabilizzare troppo la famiglia, per rimanere sempre a Londra, non lo so, però è un passaggio che molti tantissimi fanno. Willian a parametro zero è andato all'Arsenal, è stato un buon colpo per Arteta. Anche l'Arsenal sta facendo un buon mercato, pure se adesso con un buon colpo a centrocampo sembra essere praticamente certo l'addio di Torreira, che potrebbe partire direzione Fiorentina, probabilmente con Napoli e Roma sullo sfondo. Però adesso la Fiorentina sembra essere la squadra più accreditata. Si era parlato pure del Torino, anche se l'operazione è molto difficile a livello economico. Riassumendo, grande mercato in Premier, Chelsea davanti a tutti, però poi anche le altre squadre stanno puntellando bene le rose. Di solito in Premier si spende tanto, ma si spende anche male. Quest'anno stanno spendendo sempre tanto, un po' di meno per via anche dei motivi sanitari che hanno limitato un po' il calcio e l'economia del calcio, però il mercato rimane comunque di altissima calatura. Il video è finito, vi ringrazio per averlo visto fino a qui, vi ricordo che mi farebbe piacere se lasciaste un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti!